La voce del cittadino si occupa oggi di un problema che in questi anni sta letteralmente decimando i palmizi presenti nei paesi dell'intero bacino del Mediterraneo, ovvero il punteruolo rosso. Il pericoloso insetto sta creando problemi anche nella città di Favara, con l'infezione di alcune piante presenti nel giardino pubblico San Pio di via Beneficenza Mendola. A segnalarci il problema il cittadino Calogero Palumbo. Dai nostri microfoni chiede al comune di eseguire in zona tutti gli interventi necessari a evitare il contagio con altre palme. Provvedimenti che tra l'altro sono imposti dalla legge. La situazione delle palme colpite dal punteruolo rosso, le tre palme qua della Villetta ormai sono due, sono completamente andate, la terza potrebbe anche salvarsi, non si sa se si interviene. Per di più questo insetto è molto pericoloso per il sistema palmizio nostro. E continuando lasciandolo diffondere liberamente, non intervenendo per bloccarne la diffusione, chiaramente l'epidemia dilagherà sempre di più. Lei abita in questa zona, sa se sono stati fatti dei trattamenti da parte del comune? Che io abbia visto no, ma giudicato dallo stato delle palme sicuramente, molto probabilmente non sono state fatte, anche perché in questa villetta è parecchio che non fanno interventi e lo testimonia anche un ramo di un pino che si è bruciato 2 o 3 anni fa a causa di un cassonetto che ha preso fuoco e ancora il ramo secco è lì. Quindi cosa chiede di concreto lei al comune? Ma che quantomeno isolino queste palme in maniera tale che gli insetti che ci sono all'interno non si diffondano e andare a causare, ad incrementare il focolaio dell'epidemia.